Nella zona sud di Roseto degli Abruzzi, in particolare nella frazione di Santa Petronilla, i residenti sono tornati a denunciare il problema dei cattivi odori causati dall'azienda Salpa Ex Rolli, che si occupa di agroalimentare. A portare la vicenda all'attenzione del comune è stata la consigliera di opposizione Rosaria Ciancaglione del gruppo Liberi Progressisti, una problematica su cui ora i vertici dell'azienda hanno annunciato di aver presentato un progetto per la copertura dell'impianto di biogas, intervento volto a risolvere il problema del cattivo odore percepito dai cittadini. Presentato come gruppo Liberi Progressisti una mozione in consiglio comunale e questa mozione poi è stata approvata all'unanimità, nel senso che è stata poi anche emendata, quindi abbiamo cercato di fare un lavoro un po' insieme e con questa approvazione abbiamo costituito un gruppo, diciamo, di rappresentanza dei consiglieri comunali. Abbiamo fatto un incontro il 7 di ottobre alla Rolli oggi gestita dalla Salpa come azienda, e ci hanno assicurato appunto che avevano presentato un progetto addirittura bloccato, fermo al Genio Civile. In realtà poi il progetto, diciamo, è stato presentato qualche giorno dopo, però sì, sicuramente adesso questo progetto lo dobbiamo vedere, ma prevede la copertura di queste strutture, quindi di questo biodigestore, di questa struttura che in pratica emana purtroppo questi miasmi che danno molto fastidio a una zona lì, San Petronilla, Campammare, Voltarrosta, anche la zona sud di Roseto, perché poi i venti purtroppo fanno questo lavoro, diciamo, di spargere, no, di questo biogas, di queste puzze sostanzialmente. Quindi adesso vediamo che succede. Noi siamo fiduciosi, c'è un rapporto con l'azienda di reciproco rispetto ormai che dura da 60 anni, vediamo un attimo di arrivare a questa soluzione. La causa del cattivo odore sarebbe da attribuire agli scarti della lavorazione presenti in questo periodo dell'anno e che prevede anche un'intensa attività del depuratore con conseguenti esalazioni. Qui il problema è che i cittadini soffrono di questa cosa ormai da 10 anni, perché ci sono veramente, veramente a volte non è, l'aria è irrespirabile, quindi non è, la città diventa invivibile. Quindi ecco perché il rispetto sì verso un'azienda che ha dato tanto a Roseto e sta dando a Roseto in termini di occupazione ovviamente, ma è chiaro che ci deve essere, come dire, un reciproco rispetto, una restituzione anche in termini, ripeto, di vivibilità della nostra città, perché penso che i cittadini abbiano diritto di vivere in una città vivibile, una città che ha un'aria salubre.